Gaetano, hai qualche aneddoto nella tua carriera simpatico da raccontarci, se te ce l'ho, che guarda, ora quanti anni hai, scusami? Io ne ho 61 a settembre da fare. Ma la mente lucida ancora là. Ma come la mente lucida? Ti stanno piacendo queste domande, Gaetano, scusa, queste domande che mi sono preparato ti stanno piacendo? Sì, un aneddoto. Vabbè, ce ne sono tanti, ne raccontiamo. Questa è una brava signorina, educatissima, dalla gerenteria, grazie, gentilissima. La stiamo ripentendo, non fa niente. Va bene, prendi il caffè, intanto giriamo, tutto è in diretta, mentre che ne pigliamo un bel caffè qua alla gerenteria bianca, insieme al grande Gaetano Auteri. Ah. Siamo rimasti, ci siamo fermati, causa caffè, nell'aneddoto che... Ne racconto uno in particolare, molto simpatico, ero molto giovane, ho fatto le giovanili qui, settore giovanile del Siracusa. La prima volta che mi hanno portato in ritiro eravamo a Bagno di Romagna, col Siracusa prima squadra, allenatore Facchino, ero proprio ragazzino, venivo dal gruppo Beretti, che era un bel gruppo, un gruppo fatto di tanti ragazzi che avrebbero potuto fare anche una carriera migliore. L'ultima sera avevamo un'oretta libera prima del rientro e poi c'eravamo, diciamo così, un brindisi con la struttura alberghiera, dove insomma ci offrivano un piccolo brindisi e ci ringraziavano per la presenza. Io con un paio di miei compagni più grandi, insomma, siccome avevo conosciuto qualche presenza femminile lì, abbiamo fatto tardi. Io soprattutto ero ragazzino e quindi c'era Facchin che ci aspettava davanti alla porta dell'albergo perché eravamo in ritardo e io ingenuamente, stupidamente ho detto vabbè, non mi ricordavo l'orario, mi disse soltanto stai zitto tu, c'era un ponticello con un fiumiciattolo perché ti butto da questo ponte, mi disse. Da allora per un mese non mi ha più fatto mettere piede in prima squadra, poi fortunatamente mi ha richiamato e alla fine ho pure esordito in cielo. Bellissimo. Aurelio, quanti minuti siamo arrivati? Cioè, lo vedi con 11, va bene, poi possiamo vedere. Il caffè ancora c'è, cioè, Gaetano? Io prendo sempre un... Ah! Poco. Come mai? Fammi capire, perché ne prendi tanti in giornata? Perché mi capita di prenderne qualcuno di troppo, allora preferisco berne un'unghiata proprio. Vabbè, hai fatto, sai, sempre la stessa squadra, e aiutanti, come si dice in termine calcistico, collaboratori, scusami, tipo Luca Aprile. Adesso poi nel percorso di lavoro a volte capitano alcune cose per cui ti allontani un attimo, però rimangono sempre dei rapporti con Loreno Cassi, con Luca Aprile, con Peppe Di Mauro, sempre di grande stima, rispetto, di grande... Quel giocatore che era con Cata Vittoria, come si chiama? Io quel giocatore. Che ti collaborava anche ogni anno. No, Loreno Cassia, l'ho detto, sì. No, adesso. Meglio non te la faceva questa domanda. Cosa pensi della situazione italiana sul calcio? Due mancate qualificazioni consecutive ai mondiali. La prima, che appartiene un po' all'era Ventura, è stata veramente una delusione perché sostanzialmente abbiamo demeritato e quindi abbiamo meritato di non fare i mondiali. Però l'ultima con Mancini è stata una delusione fortissima, però francamente abbiamo sbagliato due calci di rigore giocando un buon calcio con la Svizzera al 90esimo e quindi dimostrando di essere superiori, e abbiamo fatto due pareggi quelle due partite. Poi con la Macedonia è stata una partita pazzesca perché l'Italia secondo me ha giocato un buon calcio per quello che è il valore e il livello della nazionale, è soltanto insomma un disegno veramente crudele, perché prendere il gol al 94esimo non c'è più possibilità di recuperare su un tiro da 30 metri dopo che l'avversario passa una volta la metà campo, quindi delusione sì, però io sono fiducioso perché nell'era Mancini la nazionale italiana gioca un buon calcio. Gaetano, io lo ti conosco, sei obiettivo e anche in questa domanda che ti faccio lo devi essere tu. Pane pane, vino vino, come diciamo in termine qua locale. Il Siracusa Calcio, cosa pensi del suo operato? Lo sta seguendo oppure no? Ma sì, lo seguo. Adesso c'è una dirigenza che sta facendo sforzi per provare a ritornare
Però lo sai qual è il problema? Il problema non è delle società che vanno e vengono, il problema non è neanche della tifoseria, che poi nel tempo un po' si è persa. Il vero problema appartiene alle amministrazioni, perché non c'è nessuno che può pensare di investire in una società calcistica Siracusa, con uno stadio che è fatiscente, che appartiene agli anni 50, al dopoguerra. Cioè, e questo è il vero problema. Nel passato c'è stato Luigi Sevoldi, con cui io sono stato qui, certo, ad allenare in quegli anni, abbiamo anche vinto, che è una grande persona, grandi idee, a parte che è una persona di assoluto valore, di grande lealtà, che ha avuto anche dei progetti importanti per fare uno stadio a sue spese, da regalare alla città, ma che poteva appartenere alla squadra cittadina calcistica. Questo gli è stato impedito, quindi il vero problema sono le amministrazioni, alle amministrazioni comunali che poi si succedono. Il calcio invece, che è un veicolo sociale molto importante, interessa poco. Ho capito. Invece, scusa, secondo te la presidenza del Siracusa adesso, perché ci sono nuovi innesti, è quella giusto o sarà secondo te un altro buco nell'acqua? Potresti rispondere, già abbiamo detto questa cosa, però giustamente conosci qui e chi, no, qui è Montagno. Ma di chi si occupa di calcio a Siracusa, con quello che ho detto prima come premessa, va solo elogiato, quindi niente critiche, niente... Bene. False aspettative, bisogna a chi mette risorse proprie nel mondo del calcio e soprattutto a Siracusa, i tifosi veri dovrebbero stendere comunque un tappeto di fiori quotidianamente e ringraziarli, al di là dei risultati, al di là di quello che poi avverrà, insomma i risultati sono sempre anche particolari, però bisogna ringraziare le società, i presidenti che si occupano di calcio a Siracusa. Quali sono i calciatori, poi chiudiamo, del Siracusa Calcio che ti hanno colpito o colpiranno quest'anno? Conosci qualcuno quest'anno? Tu li segui o sbaglio? È una categoria dove ogni anno si cambia praticamente tutto, quindi non ho una diretta conoscenza. Forse ce li hai tu più. No, non me ne occupo completamente. A me piace fare queste belle chiacchierate di simpatia. Eppure mi hanno detto che sei in lizza per fare il direttore sportivo del Siracusa e non conosci manco i giocatori, pessi siamo. Ah, no, a me fare i grandi spettacoli nelle piazze della provincia di Siracusa, Camacho Storia, quella è la mia passione. Tu hai, so benissimo, due bellissimi figliuoli, ma ci hai mai pensato che io li conosco di fargli fare l'attore? Perché sono bello come a fare l'attore. Non è che c'hai tendenze tu, eh. Già due su tre sono due indizi, Non ti conoscevo così, buffa. No, vabbè, non lo so, sono ragazzi per bene, educati. Di questo ne sono felice, ne sono contento. Lo vogliamo salutare per concludere un fraterno amico nostro di nome Aldo Ganci. Ma come no, Aldo, grande Aldo. Lui ci teneva a questa intervista. Un fraterno amico anche comune, bravo. Certo che lo salutiamo. E speriamo, caro Aldo, ti lanciamo questo messaggio sperando, tu sei un bravo nel mondo forense, sei gettonato. Però, caro Aldo, vedi se in politica puoi fare qualcosa e puoi essere un nostro punto di riferimento. Grazie Gaetano Utere, ti voglio bene. Ciao, ciao. Grazie e buon augurio per il Messina Calcio, speriamo che lo porti come hai fatto con le altre squadre in Serie B. Ok, questo grazie. Lo...